Firenze, prima di pescare, cosa si mangia? Panino e lampredotto. Per chi non lo conoscesse, è una delle parti dei vari stomaci della mucca, della vacca. E qui a Firenze ne abbiamo fatto una cottura. È un qualcosa di spettacolare. A qualcuno non piace. Ci prepariamo alla pesca anche così. Ho portato oggi in un posto dove venivo da ragazzino. Qui siamo vicini a casa mia. Non è l'Arno, è la Greve. In un tragitto di pochi chilometri ci sono ancora dei cavedani, ci sono ancora dei barbi delle nostre acque, non quelli che abitualmente ora troviamo nei fiumi. Comunque questa è la pesca che mi ha portato poi anche al mare. La faccio in maniera così disinvolta, scarpa ginnica ormai da buttare, con i piedini nell'acqua, e vediamo un attimino se dietro questa cascatella riesco a prendere qualche bel cavedano. Ci sono 2,5 metri d'acqua, medio lenta, sotto la cascata subito turbolenza. Poi si crea un vortice che mi trattiene il galleggiante nel punto più profondo. E quindi mi serve un galleggiante per lanciare, perché il vortice è un po' in là, e con una piombatura abbastanza alta per renderla leggera. Finale del 10, 11, amo del 20. Vedi, partiamo così. Bigatto garba, esca, troppo disturbo dal borelle, ombrichino di quelli minuscoli, e vediamo un attimino se riesco a far venire fuori il cavedano, quello bello. Per ora venivo fuori quello piccolino. Vi
presento uno dei barbi della Toscana, di cui era ripopolato i nostri fiumi. Ora sono arrivati gli altri, vabbè. E non si prende anche gli altri, eh? Cavevano sul giornale. Che canale è questa, ragazzi? È successo un paio di volte, ho agganciato pesci ma mi sono entrati sotto la pescaia, deve essere sfondata. Questa invece forse un po' è una carpa, l'ho vista. Che bello in quest'acqua chiara vedere il galleggiante che fa lo sci d'acqua, mi piace. Indubbiamente non è un mostro, ma è un bel pesce, eh? Ho dovuto cambiare tutto. Avevo tanto disturbo di alborella e piccoli cavedani, allora ho provato prima con un ombrichino di quelli minuscoli, ma sembrava facessero l'happy hour, ci andavano a nozze. E ho messo il chicchino di Gran Turco. Non posso nemmeno forzare più di tanto perché c'è l'acqua trasparente, vedi la testa di guadino. Ora dovresti essere mia. Grande canna, grande canna. Guardate che questo è un amo del 20, se non sbaglio. Bella palla, bravi. È una scatola, non è una carpa, è una scatola. Guarda come l'è quadrata. Bella livrea, sana. Segno in questa pozza, il pesce ancora è bello tranquillo, sereno. Questa non c'ha le pinne rosse di dietro come a volte succede. Mi ridò il via, piedini nell'acqua. Ha riaperto la pesca in questi giorni dal periodo di frega e infatti c'è tanta borraccina a galla, però è arrivato veramente il primo caldo. Voglio far vedere anche questo, perché questi in Arno non so quant'è che non ci sono. Questo è il famoso pesce gatto pancia gialla. Anche questo in Arno non c'è quasi più. E noi si ributta. Ah, me l'è. Ha capito? Anche il gatto nostrale si è preso. Ho dovuto cambiare anche le fionde, nel senso che per tirare i bigatti, fondello adatto al bigatto, per tirare il mais andrebbe bene anche per un bigatto incollato, e bisogna darsi da fare.
questa l'ho slamata. Che peccato, questo era un bel pesce. Un po' va bene, poi dopo mi prende il pallete alla mano. Violentato da pesci? No. Allora, Vasten, 6 metri, vertigo, 22 in bobina. Per la rabbia mi cascano anche gli occhiali da vista in acqua. E ora devo in qualche maniera rimediare. Vieni qua, fa vedere chi comanda. Non potevo con la 12 grammi. Ferma, sai, vorrei andare laggiù fra le felti frasche. Però non hanno di forza, galleggiante indistruttibile, è infilato fra le sotto la cascata, è entrato da tutte le parti. Acqua trasparente, vedi il guadino, e c'ho una monobaba. Oh, voleva anche saltare fuori, hai visto? Oh, in 2,5 metri d'acqua diventano letali questi pesci. Ora la slamiamo, non ho più fiato nemmeno io. Siamo in due stanchissimi, non la voglio stressare più di tanto, non la voglio toccare con lo straccio. Ripeto, niente di eccezionale, ma siamo a 2,5 metri d'acqua e hanno una forza fuori di misura. A questo punto si può cominciare a pensare a tornare a casa. Tesoro? Vai, torna in acqua, vai. Io quel che volevo trasmettere con questo video è che in ogni città d'Italia sono convinto che ci sia un posticino molto bellino dove ci possiamo isolare e praticare il nostro sport preferito senza andare in spot leggendari e posti molto lontani. Qui si riesce in un momento caldo, come ci stiamo apprestando ad attraversare, a avere un posticino bellino. Abbiamo cominciato con qualche capedano, dei barbetti, poi il disturbo dell'alborello è stato troppo forte, quindi ho provato a mettere un ombrico, continuando a pasturare con i bigatti. Niente, facevano l'happy hour con l'ombrico. Allora siamo andati di mais e poi sono entrate le carpe. Ne ho lasciate in acqua 3 o 4 perché, come vedete alle mie spalle, c'è una cascatella, una piccola pescaia, e sotto è bucata.
queste sanno leggere e scrivere, prendano e infilano dentro. Ho dovuto ricambiare tutto. Mi sono attrezzato, ho preso una super canna, un super mulinello, un super filo, ci vuole un galleggiante particolare che anche sotto i peggiori stress, sassi, acqua e capacciate del pesce, non si deve stroncare. Voglio provare a cercare tutti i miei posticini in arno, in greve, in sieve, a portata di 10 minuti di macchina, e sono convinto, straconvinto, che in tutte le città d'Italia c'è un posticino bellino. Non pensiamo sempre all'altra parte del mondo, nel mio caso la Francia. Ci si diverte a fare anche questa pesca qui. È molto divertente, perché queste sanno leggere e scrivere.